Con noi è Domenico Danisi, commerciante ambulante, presidente CIDEC della provincia di Caltanissetta e della provincia di Agrigento. La situazione economica per voi ambulanti si è ripresa ultimamente o ancora no? Sta cercando di riprendersi piano piano, non è come prima perché ancora le persone avevano avuto tutti questi problemi con il lockdown che c'è stato, perciò chi ancora non lavora, chi ha dei debiti indietro. Però il mercato piano piano si sta riprendendo, non siamo più come eravamo prima, proprio al massimo a terra. Però il problema più grosso secondo noi è la paura del discorso che parla Conte, che con ancora queste ordinanze che lui va dicendo fino alla proroga al 31 di dicembre potrebbe fare a qualsiasi momento una chiusura delle attività di nuovo come lockdown. In questo caso a noi ci rovina completamente tutte le partite IVA, tutte le attività, perché noi abbiamo problemi anche comprando la merce momentaneamente estiva, ma stiamo facendo una programmazione per la merce autunnale e anche invernale. A questo punto che succede? Se quello che è successo d'inverno, che se il signor Conte si decide tutta una volta e chiude i mercati o chiude anche le altre attività, io parlo anche per le altre partite IVE, tutta questa merce che noi compriamo la teniamo di nuovo conservata, la vendiamo quando lui si decide ad aprire, e cosa daremo a mangiare alle nostre famiglie, dato che lui non le, come le casse integrazioni ancora non li mandano, alle partite IVE ci hanno dato per due volte solo le 600 euro. Possiamo diventare proprio tutti delinquenti qua continuando in questa maniera, perciò il problema nostro è questo, cercate di rimanere aperti, anche con le adeguate conseguenze, però è importante che rimaniamo aperti. E infatti la preoccupazione in questi giorni è proprio questa, perché il Premier Conte vorrebbe prolungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, lo stato di emergenza scadeva il 31 luglio, prorogando lo stato di emergenza al 31 dicembre 2020 vuol dire che in qualsiasi momento potrebbe uscire un nuovo DPCM e restituire il lockdown, e questo quindi ovviamente manda nel panico tutte le attività. Eh sì, proprio di questo noi stavamo parlando, siamo tutti in caso di panico, anche i nostri grossisti, perché quando noi andiamo a fare le programmazioni si fanno sempre prima, come dicevo poco fa, e il problema è che quando andiamo in un grossista anche il grossista ha questo problema, perché sembra una partita IVA, dicendo che anche loro non caricano, hanno paura, perché il problema è quello, se richiudono tutto come si fa? Non si può andare più avanti completamente, e c'è chi rischia molto capitale adesso conservato da parte con la moda del 2020 e poi venderla nel 2021. Tra l'altro la gente compra anche meno, sentendo qualcuno, perché ha sempre paura del lockdown, quindi evita di spendere, per questo quindi le attività non stanno andando molto bene. E infatti sì, questo stavo dicendo, che il problema è anche le persone, non è, si è ripreso questo lavoro a causa di questo problema del lockdown, perché le persone pure che hanno qualche 100 euro di potere spendere li stanno conservando per il discorso di mettere da parte con la paura di chiudere con il lockdown. C'è chi però dice a favore di Conte, comunque prevenzione è più importante la salute, però la salute sì, ma anche l'economia se va a rotoli. Questo, se il signor Conte avrebbe fatto tutte le promesse che diceva in televisione, andrebbe ancora bene, perché giustamente prima viene la salute. Io parlo per chi giustamente non ha attività, che sono le persone che sono impiegate, che hanno gli stipendi, e allora giustamente va bene la salute al primo posto, ma noi delle partite IVE noi moriremo di fame, perciò non moriamo di fame, non moriamo per il Covid, ma moriamo di fame per la spesa, perché il problema consiste lì.